caught in the crossfire. Salve a tutti amici YouTube, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi ritorno con una recensione, ma prima di tutto devo fare un appello che riguarda il sito Italian Subs. Per gli appassionati di serie TV sapete di che cosa sto parlando. Italian Subs, il sito web fatto di un collettivo che produce sottotitoli soprattutto per serie TV ma anche per film, ha sospeso tutte quante le sue attività, non è possibile scaricare sottotitoli, questo perché Italian Subs è sommerso da cause per violazione del copyright da parte delle grandi major, dalle case di produzione. Chi di noi non ha visto delle puntate di serie TV in lingua originale con i sottotitoli in italiano? Vi chiedo di supportare questo sito per affrontare le spese legali con una donazione, basta anche solo un euro. Qua trovate l'IBAN, ma lo trovate anche in descrizione. Fate una donazione libera. Mi ricordo di aver visto stagioni in anteprima dagli Stati Uniti con i sottotitoli in italiano di Lost, How I Met Your Mother, e io penso che vadano sostenuti. D'accordo, quindi se potete e se volete fate una donazione a Italian Subs. Oggi, come ho detto, torno con la recensione di un film che anche questo si trova come il primo film che ho recensito su Netflix. Si chiama The Man from the Future, Omen do Futuro. È un film brasiliano del 2011, quindi neanche molto recente, sono passati 7 anni, con Wagner Moura e Alien Moraes, sono il protagonista e la protagonista. Regia di Claudio Torres, che è lo stesso regista del film Amulet Invisible, La donna invisibile, che in Italia è stato rifatto come remake con Claudio Bisio e Frank Matano. Ma che bella sorpresa! Il film è The Man from the Future, Omen do Futuro. È in portoghese su Netflix, quindi portoghese brasiliano. Ci sono i sottotitoli in italiano, per questo ho parlato e supportato gli amici di Italian Subs. Ci andiamo a vedere il trailer, che è in portoghese brasiliano, e poi torniamo qui con la recensione. Essa noite eu vou mudar o mundo. Pelo amor de Deus, em que ano nós estamos? A gente tá em 1991, depois de Cristo. Então me abraça forte e diz mais uma vez. Nós temos que aproveitar essa chance e impedir que a sua vida seja algo miserável. Você está me pedindo para eu desistir dela? Não. Eu estou te dizendo o jeito de ficar com ela. Eu não quero saber de nada. Helena vai te humilhar essa noite. Eu não posso amar um zero como você. Vamos voar, frango? Que porra é essa, cara? O que foi escondido é o que se escondeu. Você voltou no ponto. Você que encheu. Que dó. E você queria roubar isso dele. Queria evitar tudo que vem depois. Eu vou ter que ficar sem te ver, fingindo que eu não sei o que eu sei. Eu vim do futuro. E eu tenho como provar. Você
Il protagonista del film è uno scienziato che ha inventato un acceleratore di particelle che potenzialmente permetterebbe il viaggio nel tempo. Però è un classico nerd, quindi un po' quello che noi chiameremmo un soggettone. Non è particolarmente fortunato nella vita sociale e sentimentale e un giorno decide di utilizzare la sua invenzione a fini personali, di tornare indietro nel tempo, rimettere a posto qualche cosa, soprattutto con la donna che ama, ma quello che fa provoca dei danni, ma non nel passato, ma nel futuro. E quindi, una volta ritornato al futuro, dovrà ritornare al passato per aggiustare alcune cose. È un po' una specie di ritorno al futuro in versione brasiliana, con molti effetti speciali in meno, ma tanta simpatia. A me è piaciuto tanto. L'unica cosa è che non è stato distribuito in italiano, quindi bisogna seguirlo in portoghese e brasiliano con i sottotitoli in italiano. Per questo ho parlato di Italian Subs. La mia valutazione complessiva è di 3 stelle su 5, quindi una valutazione abbastanza discreta. È un film carino, non eccezionale, è una commedia carina da poter gustare facendosi delle risate in grande allegria, d'accordo? Perché è una commedia basata su paradossi e tanto divertimento. A me è piaciuta. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito a iscrivervi al canale, attivare le notifiche, lasciare un mi piace. Noi ci vediamo al prossimo video, non so se sarà sempre di un film su Netflix, però tornerò con un video. Io vi ringrazio e buona giornata a tutti. It's caught in the crossfire.